Allora, nel panorama del Festival di Sanremo c'è della poesia? Dipende, io credo che nella città di Sanremo ci siano dei momenti, degli elementi, degli squarci di visione molto poetici. Nel panorama della canzone ci sono delle, come dire, come gli dicono oggi, delle emozioni poetiche. Certo, parlare di poesia è tanto, forse è troppo, ci sono degli momenti, delle sensazioni e questo capita, non in tutte neppure le canzoni, in qualcuna diciamo. Ecco, ma lei sta seguendo il festival? Io lo seguo distrattamente, noiosamente, annoiandomi, bevendo tra una canzone e l'altra e mangiando cioccolatini, però sì, lo seguo perché è comunque un fenomeno socialmente curioso, direi che è più curioso per l'aspetto sociale che per quello che è propriamente artistico. Ecco, c'è un testo particolare che l'ha colpito? Mi ha colpito la canzone di quel ragazzo col nome arabo, Mahmoud. Mi è sembrato cantato con grinta e con sincerità, con qualche sonorità che mi ha colpito. Ma altre me ne ricordo poche.